Se volete acquistare crediti, passate da EasyVault, link e codice coupon malati15, tutto in maiuscolo qui in descrizione. Sono sicuri, affidabili, veloci ed economici. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noemalas di Foot. Io sono Jovispot dello staff di NMF, benvenuti nella Player Review di Haller, nella sua versione TOTS con 83 di rating. Prima di iniziare questa review, come al nostro solito, vi chiedo di arrivare almeno a 60 like e vi invito a commentare qui in questo video con delle review che vorreste vedere sul nostro canale, anche review per Foot o FIFA 17. Partiamo con i pro. Il primo è il tiro, 85 con 82 posizionamento, 90 finalizzazione, 88 potenza tiro, 68 long shot, 73 tiro a volo, 94 rigori, piede preferito il destro e una sola stella, piede debole. Per me questa stella unica non è un contro, anzi è un pro, perché di sinistro tira anche abbastanza bene, quindi non vedo questa unica stella al piede debole. Tiro dalla distanza, diciamo un po' così e così, però un'ottima potenza tiro, ottima finalizzazione e buon posizionamento. Altro pro, la forza fisica, fa parte del fisico, 80 con 69 resistenza, 97 forza, 44 aggressività. Ottima forza fisica ragazzi, però in questo caso viene controbilanciata dall'equilibrio, che è un contro, e fa parte del dribbling 73, con 78 agilità, 55 equilibrio, 74 riflessi, 74 controllo palla, 71 dribbling e 3 stelle skill. Le 3 stelle skill non sono un contro ragazzi, non ha un dribbling chissà che, un controllo palla diciamo così e così, un'agilità buona ma un equilibrio davvero, davvero molto molto deludente. Altro pro, il colpo di testa, è alto 190 cm e devo dire la colpisce molto molto bene di testa. 90 con 94 elevazione e 88 precisione di testa. Diciamo, gli facevo i lanci lunghi, lui l'andava a prendere di testa ed è una cosa molto buona a parer mio. Velocità 81 con 79 accelerazione, 82 velocità scatto. Una velocità in generale buona o accettabile. I suoi passaggi però sono proprio deludenti, sono un 78 in visione come statistica più elevata e diciamo che per un attaccante non contano moltissimo i passaggi. Il suo work rate è medio-basso, diciamo buono per un attaccante, e l'ho utilizzato come attaccante. In alternativa abbiamo Costa, Higuain ed altri, tra le normali Diego Costa, tra le leggende Bierhoff, nella nazione Benzema, nella Lega Milik, nello stesso livello Igalo Toz. Rispetto al base oro ha un più 36, rispetto al base argento ha un più 42, versioni che non ho provato. Differenza di prezzo tra TOTS e oro, 20.000 crediti per il TOTS, tra TOTS e argento 18.000 crediti, prezzi per PS4. E come altro contro ho inserito il campionato, perché comunque fa parte di una lega davvero poco utilizzata. Però comunque è francese, quindi si riesce ad ibridare abbastanza facilmente. È una carta da provare? Ah, per il mio sì. Non costa tantissimo ragazzi, mi dispiace un pochino per il campionato, però vi assicuro che segna e io con lui ho fatto, mi sa, un 6 gol in 6 partite, quindi in divisione 1 e 2, quindi è davvero una carta interessante. Dunque ragazzi, stiamo per giungere alla conclusione di questa review, il mio voto finale per questa carta è un 8. È un ottimo attaccante, secondo me sottovalutato, perché fa parte di una lega poco usata, perché ha delle statistiche in carta non proprio così interessanti, però vi assicuro che è una carta abbastanza buggata. Dunque vi chiedo di arrivare almeno a 60 like e vi invito a commentare qui in questo video con delle review che vorreste vedere sul nostro canale. Qui Jovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!